E allora iniziamo il dibattito di questa sera con Luca Micone, candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle qui nella città di Chieti. Prima di farlo però andiamo a vedere meglio chi è Luca Micone in questa scheda preparata per noi da Giuseppe Dintino. Luca Micone, 40 anni, nasce a Chieti nel 1979. Diplomatosi in ragioneria nel capoluogo teatino, a Micone ha iniziato a lavorare fin da giovanissimo come operaio metalmeccanico e venditore di automobili. A 20 anni, per il servizio militare, si arruola nell'arma dei carabinieri, seguendo le orme del fratello maggiore Mirko, e da allora è associato alla sezione teatina. Da oramai molti anni, a Micone è impiegato in banca nel settore del risk management. Nel frattempo ha conseguito la laurea triennale magistrale in economia con il massimo dei voti. Nel 2016, dopo un breve periodo negli Stati Uniti, ha fondato una start-up nel campo paramedicale, premiata nel 2019 come la migliore d'Abruzzo dalla sezione regionale della CNA e da Confindustria Chieti Pescara. Passione di Micone il teatro, infatti ha frequentato per diversi anni i corsi di recitazione del Teatro Marrucino. Parallelamente all'attività sul palcoscenico, Micone sceglie di impegnarsi in politica aderendo al progetto del Movimento 5 Stelle. Alle scorse amministrative teatine, nel 2015 è risultato essere il primo dei pentastellati non eletti. A questo giro Micone può contare su una squadra tutta nuova, perché i consiglieri comunali uscenti del Movimento 5 Stelle hanno deciso di non ricandidarsi. I due consiglieri comunali uscenti, che per occasione ringrazio per il lavoro fatto in questi 5 anni, non si sono più ricandidati per motivi professionali. Quindi abbiamo ricostruito una squadra che comunque aveva anche elementi precedenti, e quindi adesso siamo ripartiti con più slancio, con rinnovamento, e siamo qui pronti ad accogliere le istanze dei cittadini. Luca Micone è sostenuto solo dal suo partito. Il Movimento 5 Stelle infatti ha deciso di correre da solo in queste elezioni, benché sia giunto in extremis il via libera alle alleanze territoriali da parte dei militanti del partito, che si sono espressi come di consueto sulla piattaforma Rousseau. Noi abbiamo aperto alle liste civiche, abbiamo fatto un appello, anzi ne abbiamo fatto più di uno, quindi chi vuole, noi siamo aperti al dialogo, anche eventualmente ad allargare il discorso sul programma. Noi siamo qui. A Micone ha in mente di riaccendere tra i suoi concittadini l'entusiasmo per la partecipazione politica. Tra le prime cose da fare, qualora fosse eletto, quella di riunire la parte alta e quella bassa della città. E allora abbiamo ascoltato, insomma, questa scheda curriculum di tutto rispetto e questa della candidatura a sindaco. Un'altra esperienza da aggiungere, insomma. Sì. Sicuramente un'altra esperienza da aggiungere, con grande voglia di cambiare la mia amata Chieti, perché comunque l'esperienza politica pregressa c'è, è una militanza appunto nel Movimento 5 Stelle come attivista da circa 8 anni, non mi sono mai tirato indietro nel confronto con i cittadini, sono sempre stato lì ad ascoltare le loro istanze, a cercare di aiutarle a risolvere le loro problematiche. E a questo giro appunto mi presento come candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Prima di far intervenire i miei colleghi faccio un'altra domanda proprio relativa a questa composizione della lista del Movimento 5 Stelle, che non vede, come abbiamo sentito dalla scheda, la partecipazione dei consiglieri uscenti. Insomma, come vi proponete alla cittadinanza? Allora, innanzitutto approfitto per ringraziare i due consiglieri comunali uscenti, quindi il capogruppo Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo, per il lavoro fatto in questi 5 anni. C'è una continuità di programmazione, perché ovviamente il lavoro fatto da loro in questi 5 anni continuerà con persone nuove, ma comunque nella squadra ci sono anche elementi precedenti. E quindi comunque il segno della continuità del Movimento 5 Stelle continua e io mi assumo questo impegno di portarlo avanti nei prossimi anni. Allora, linea ai miei colleghi, partiamo per dovere di cavalleria dalle donne, da Stefania Ortolano. Prego, la tua domanda. Buonasera Micone. Allora, in questa estate decisamente particolare per tutti, qui a Chieti siamo stati letteralmente travolti da questa campagna elettorale che ha animato
questa stagione. Io, come molti miei concittadini, chiaramente non ho potuto fare a meno di notare questi locali, questi palazzi vuoti da tantissimo tempo, che sono tornati a riempirsi, queste vetrine spente che sono tornate ad illuminarsi. Chiaramente tutto questo finirà tra qualche settimana e quindi quello che mi chiedo e le chiedo, come pensate, come si può conservare questa vivacità, questo entusiasmo, questa voglia di vivere qui e di vivere la città a 360 gradi anche quando finiranno le elezioni? Sì, grazie della domanda. Io vorrei sottolineare che noi abbiamo aperto due sedi elettorali. Una delle due l'abbiamo aperta in via Pollione, quindi nel cuore del centro storico della città. E questa via una volta si chiamava Via degli Orefici e l'ho scelta non a caso, perché chi passeggia per quella via può vedere che ci sono molte vetrine vuote, purtroppo. Quindi sono locali sfitti che appunto sono in cerca di persone per essere affittate oppure in vendita. Questo cosa vuol dire? Che la città è una fase di decadimento e purtroppo questo dipende dall'amministrazione comunale uscente. Quindi negli ultimi 10 anni non c'è stata un'assoluta ripresa della città. Quindi noi abbiamo intenzione di rilanciare il centro storico. In questi giorni è vero che abbiamo visto un turismo interno, perché l'emergenza Covid ha portato dei turisti, diciamo, locali, nazionali. Non sono visti pochi turisti dall'estero e devo dire che la città purtroppo era impreparata ad accogliere queste persone. Io ho parlato con dei ristoratori, con dei commercianti, e comunque si lamentavano che questo turismo non trovava un riscontro da parte dell'amministrazione comunale. Quindi arrivano queste persone, erano spaesate nel girare la città, che comunque consideriamo anche noi concittadini bellissima, però non viene sfruttata al meglio. Noi come Movimento 5 Stelle, in particolare per il centro storico, abbiamo intenzione di rendere il centro un salotto che deve ricomprendere tutto il centro storico, quindi non solo fermarsi a Piazza San Giustino, che a quanto pare si chiamerà Piazza Salotto. Io consiglio un altro nome per non confondere con una città vicina, perché potrebbe creare confusione. Anche con Google Map lancio questo messaggio, perché potrebbe confondere le strade. E quindi io ho intenzione di lanciare il salotto teatino, deve ricomprendere tutto il centro storico. Come farlo? Sicuramente coinvolgendo le associazioni culturali della città, perché sono il cuore pulsante della nostra amata Chieti. Le associazioni culturali lavorano in autonomia e sono scollegate completamente con l'amministrazione comunale. Quelle brave riescono a fare da sole, quelle che purtroppo non hanno la forza di portare avanti i loro progetti sono abbandonate a loro stesse. Io, per quanto riguarda questo aspetto, non riproporrei una consulta, che considero uno strumento obsoleto e superato, anche perché non ha avuto il successo sperato, ma io come amministrazione comunale ho intenzione di dare un pacchetto chiave in mano alle associazioni culturali in grado di proporre una serie di eventi che possono portare persone in città. Quindi io, da amministratore, garantisco un cosiddetto pacchetto chiave in mano. Quindi l'associazione culturale che vuole fare l'evento in città troverà dall'altra parte un unico sportello che risponderà a tutte le esigenze. Quindi non dovrà pensare ad allacciare la luce all'Enel, ad andare a chiedere l'occupazione del suolo pubblico ai vigili. Dovrà trovare una persona che farà tutte queste pratiche insieme. Di contro chiederò ovviamente a questa associazione culturale una programmazione, perché io sono sicuro che 10-15 associazioni ben strutturate possano portare avanti un cartellone di eventi che copre tutto l'anno solare. Io mi inserisco un attimo su questo tema, perché anni fa nella città di Chieti è stata fatta la scelta di spostare l'università nella parte bassa, nello scalo. E questo, a detta di molti, ha impoverito la parte alta, spostando attività, movimento giovanile e quant'altro nella parte dello scalo. Da questo punto di vista, c'è modo di riconnettere le due parti, che mi sembrano in questo momento anche un po'
sconnesse tra loro a livello proprio di vita anche per i giovani? Allora, il concetto, partiamo dal concetto di campus. Il concetto di campus è un concetto americano. Io, nel periodo in cui ho vissuto negli Stati Uniti d'America, ho visto cosa vuol dire campus. Campus per noi è un concetto più locale, non lo riproporzioniamo appunto al nostro territorio, ma il concetto di campus vero è un concetto di città. Invece il concetto di campus che è stato creato e impiantato a Chitiscalo è una sorta di recinto, un recinto che rinchiude in se stesso un mondo a parte, un mondo che non dialoga con la città, purtroppo non dialoga col comune e non dialoga neanche con gli altri enti. Quindi io, come Movimento 5 Stelle, ho intenzione di riportare una facoltà nella parte alta della città per rivitalizzare appunto il centro storico, ma non parlo di una facoltà piccola o minuscola che possa essere, parlo di una facoltà numerosa, perché riportare 200-300 studenti non risolveranno il problema. Noi dobbiamo portare una facoltà che abbia un consistente numero di iscritti, che non siano in calo. Io penso ad esempio a una facoltà che abbia almeno 2-3 mila iscritti, che appunto possa riportare nuova linfa al centro storico, e questo lo voglio portare avanti con un discorso che riunisca la parte alta della città con la parte bassa della città, perché le due anime, i due cuori della città si devono riunire, e questo è evidente perché molti studenti purtroppo che studiano a Chitiscalo addirittura vanno ad abitare a Pescara, e questo non va bene. Quegli studenti devono essere riportati sulla parte alta dello scalo. Prima di lasciare la parola a Francesco Rapino, a proposito, visto che abbiamo introdotto il tema, noi abbiamo fatto, come abbiamo visto in queste serate, parlare anche i cittadini che rivolgono delle domande direttamente al candidato a sindaco. E a questo proposito, per la regia, dico che la clip è la numero 4, ascoltiamo proprio che cosa chiedono nella parte bassa della città, nello scalo, gli studenti, le persone o comunque i giovani che ci vivono. Sentiamo. Pista ciclabile che passa per tutta Chitiscalo, almeno. Poi potrebbe anche salire a Chieti. E allora, pista ciclabile, soprattutto a Chitiscalo, credo anche per ragioni, diciamo, logistiche, nel senso che lo scalo è in piano e Chieti Alta è più difficile da vivere in bicicletta, anche se ci sono i mezzi elettrici adesso. Però il tema introduce un po' la mobilità sostenibile. Prego. La mobilità sostenibile è uno dei cavalli di battaglia da sempre del Movimento 5 Stelle. Trovare un'alternativa appunto al trasporto su gomma classico sicuramente è uno dei nostri obiettivi. Come appunto ha detto il cittadino, si potrebbe anche fare una pista ciclabile in salita per gli scalatori, per chi ce la fa, però ovviamente pensiamo al cittadino comune. Una pista ciclabile noi l'abbiamo inserita nel nostro programma e sicuramente deve ricomprendere le due estremità della città, ma non fermarsi solo ad esse, ma estendersi anche oltre. Quindi sicuramente una pista ciclabile che parta dallo stadio e che arrivi fino a Mandone delle Piane, che comunque è un percorso già semplice da implementare e comunque deve prevedere non solo il traffico appunto ciclistico, ma anche i nuovi mezzi. Penso ad esempio ai monopattini, comunque a mobilità nuova, elettrica, che possa portare, far trasportare le persone da un lato all'altro della città, e questo è uno dei nostri obiettivi programmatici che appunto vogliamo portare avanti. Francesco, la tua domanda. Sì, allora innanzitutto buonasera. Uno dei temi, dei problemi, diciamo così, dibattuti a livello politico, amministrativo e non solo da parte delle varie forze politiche, associative, per quanto riguarda lo scalo, appunto, è la chiusura del distretto sanitario. Ve ne siete occupati anche in prima persona insieme all'onorevole Barbara Stella. Qual è la vostra posizione a riguardo come Movimento 5 Stelle e come forza candidata all'amministrazione comunale? Cosa fareste a proposito? Allora, sicuramente il problema del distretto sanitario di Chitiscalo è un problema molto sentito. Il distretto sanitario è stato chiuso nel mese di novembre 2019, ormai siamo a settembre. Stiamo portando avanti una battaglia
molto forte con appunto la consigliera regionale Barbara Stella per accelerare i tempi di riapertura di questo distretto. Partiamo dal concetto che l'errore è stato fatto dall'inizio. Non si chiude un distretto sanitario per poi pensare di riaprirne uno nuovo. Prima si trovano i locali idonei, si fa la preparazione e contemporaneamente si può chiudere un distretto per riaprire un altro. C'è questo vuoto temporale, appunto supera oramai i 10 mesi, che vede la parte bassa isolata. Il problema è stato portato alla luce molto dalle persone anziane che non hanno più la possibilità di avere un presidio vicino a casa e sono costrette purtroppo, e questo me lo dicono i medici curanti dello scalo, sono costretti purtroppo a fare determinate analisi presso i laboratori privati. Partiamo dal concetto che il pubblico deve essere presente sul territorio e deve appunto ripercorrere una medicina territoriale. Noi ci stiamo battendo. Oltretutto, qualche giorno fa siamo andati personalmente, io, la consigliera regionale Stella e la deputata Torto, presso l'amministrazione centrale della ASL a Chieti Scalo per chiedere della documentazione. Non ci è stato fornito nessun documento, oltretutto siamo già in ritardo perché sono state fatte anche delle azioni a livello regionale e stiamo aspettando la risposta dell'assessore Febbo che si è preso carico di questo problema ma non riesce assolutamente ancora a risolverlo. Allora iniziamo il secondo giro di domande e ripartiamo da Stefania. Una delle priorità del Movimento 5 Stelle riguarda la riorganizzazione della macchina amministrativa, che non deve essere vista come un nemico dal cittadino, deve essere alleggerita, sburocratizzata. Come? Allora, ogni volta che mi chiedono cosa farai come primo punto programmatico, io dico sempre che l'emergenza per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Chieti è riorganizzare la macchina amministrativa. Quindi io come futuro sindaco mi impegno fin d'ora a nominare una persona di fiducia che si occupi di riorganizzare la macchina amministrativa comunale e anche le due partecipate ad esso collegate, quindi Chieti Servizi e Chieti Solidale. Perché? Perché oggi c'è la cattiva abitudine purtroppo a Chieti per quanto riguarda i problemi comuni di tutti i giorni, il cittadino si rivolge sempre e comunque al politico di turno, può essere il consigliere comunale o anche il membro della giunta comunale. Questo meccanismo va spezzato, questa catena va spezzata e va invertita la rotta, perché il cittadino non deve vedere l'amministrazione comunale come un nemico, anzi deve essere un alleato. Quindi bisogna spezzare questa catena ed invertire la rotta. Il cittadino deve trovare un alleato, quindi questa persona di fiducia si occuperà di riorganizzare la macchina amministrativa, io la nominerò, sarà indipendente da me, quindi non seguirà le mie direttive, sarà libero di lavorare, ovviamente non avrà tempi biblici, non arriverà alla fine del quinquennio per trovare la soluzione e quindi riproporla a ridosso delle future elezioni, ma dovrà lavorare alacremente per risolvere il problema in poco tempo, perché da lì e solo da lì si potrà ripartire per rilanciare la macchina amministrativa, ovviamente riducendo i tempi e quindi anche sburocratizzando le varie procedure, quindi le varie pratiche, ed essere vicini al cittadino. A proposito, durante l'amministrazione di Primio, più volte, anche noi con il telegiornale del TG6, ma anche i colleghi, credo, con le relative testate, si sono occupate del fatto che a Chieti c'è un problema di riscossione, che poi, secondo l'amministrazione uscente, ha generato anche dei problemi del bilancio del comune. Ecco, da questo punto di vista più volte è stato detto che bisogna riorganizzare tutta la macchina che consente la riscossione dei tributi perché c'è troppa evasione. Che cosa intendete fare? E questo appunto riguarda Chieti Servizi. Chieti Servizi, come appena detto, va riorganizzata insieme all'amministrazione comunale. Quindi anche lì bisogna capire cosa è successo negli anni, anche perché forse non tutti i cittadini lo sanno, ma non sono disponibili gli ultimi bilanci. Quindi, bilancio non approvato, io non riesco a vedere i numeri che ci sono dietro a quel disservizio, perché se ovviamente il comune non è in grado di riscuotere, vuol dire che c'è un disservizio dietro. Quindi la riorganizzazione della macchina amministrativa deve ricomprendere anche tra dei servizi per capire dove è il problema, se è a livello manageriale
o ad altri livelli, intervenire subito e capire come risolvere la problematica, anche perché il bilancio del comune non è in salute, lo sappiamo tutti, ma dipende soprattutto appunto da questa inefficacia nella riscossione dei tributi. Francesco. Sì. Allora, un altro problema importante della città di Chieti è quello degli edifici pubblici dismessi. Nei giorni scorsi, come Movimento 5 Stelle, avevate parlato di una mappatura. Come intendete definirla nel caso dovesse andare? Diciamo? Sì, l'amministrazione comunale ha molti edifici dismessi o abbandonati a loro stessi. Quindi noi abbiamo intenzione di fare una mappatura, quindi di censire tutti gli immobili per capire il loro potenziale, cosa ci si può fare e capire appunto come destinare queste strutture a eventuali associazioni che già in questi giorni mi stanno chiedendo appunto nuovi locali. E sicuramente il nostro obiettivo è quello di revitalizzare queste strutture, non lasciarle in abbandono, anche perché sono una risorsa. Quindi mappare, censire questi edifici per capire come poterli sfruttare e eventualmente cederli anche alle associazioni culturali della città. Altra nota dolente di tutte veramente le città storiche come Chieti, quella dei parcheggi. Insomma, Chieti da questo punto di vista ha un problema che è sotto gli occhi di tutti, che anche i cittadini, insomma, andando in giro per la città manifestano, diciamo, bipartisan da tutte le parti, qualsiasi credo politico si abbia. Ecco, da questo punto di vista, parcheggi, mobilità anche non sostenibile, diciamo, mobilità normale, che cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? Allora, per poter, diciamo, sposare una mobilità sostenibile bisogna alleggerire il traffico su gomma fatto dalle automobili, quindi le automobili che vogliono salire al colle non trovano ad oggi un posteggio, quindi bisogna alleggerire questo traffico. Noi come Movimento 5 Stelle sposiamo l'idea di creare una funicolare che parta, diciamo, dalla zona di Manno delle Piane, salga su per l'ospedale per arrivare fino a su in centro, quindi riducendo il traffico automobilistico e quindi veicolarlo in parcheggi di scambio che devono essere creati sia a livello, diciamo, all'altezza dell'ospedale oppure ad esempio elettricale, poi dipende poi dagli studi che verranno fatti. Alleggerendo questo traffico il cittadino può salire agevolmente con uno strumento, quindi con un mezzo sostenibile, la mobilità sostenibile appunto che può essere una funicolare che deve poter far raggiungere il cittadino il centro storico in 7-8 minuti e deve andare in concorrenza e quindi scoraggiare il cittadino che vuole salire su nella parte alta con l'automobile che impiegherebbe appunto più tempo per salire. Ma da questo punto di vista un progetto di funicolare c'era ed era quello del master plan che poi la Giunta Marsilio ha riprogrammato spostandolo più in là. È lo stesso progetto che voi volete implementare, è un progetto completamente diverso e con quali fondi si può realizzare, a quali fondi si può attingere? Allora, innanzitutto vorrei precisare che la riprogrammazione è stata portata avanti dal Presidente del Consiglio Conte in ambito europeo. Quindi appunto a seguito dell'emergenza Covid si è ottenuto questo risultato a livello europeo che appunto è ricaduto anche sul livello territoriale e quindi è stata data la possibilità di riprogrammare questi fondi per l'anno 21. Quindi tutti i progetti che avevano una fase iniziale di programmazione è stata data la possibilità di riprogrammarli l'anno successivo. Faccio una precisazione ulteriore che a livello nazionale questi fondi arrivano a circa 50 miliardi di euro e questo è stato un risultato ottenuto appunto a livello europeo e quindi le ricadute ci sono anche a livello locale. Il progetto in sé per quanto riguarda la funicolare, siccome c'è stata qualche forza politica che ha detto che vorrebbe addirittura spostare questi fondi su altre opere, io dico che i fondi master plan, se vengono ridati indietro alla regione, la regione ha tutta la libertà di poterli riprogrammare anche in altre città. Quindi consiglio a forze avverse di informarsi, perché il tema della teatinità non può essere lanciata così
campata per aria. Il tema della teatinità vuol dire anche non far scappare i fondi verso altre città. Quindi noi puntiamo a bloccare questi fondi e a farli spendere per opere da fare a Chieti. Il progetto in sé poi dovrà essere appunto calato nella realtà locale e appunto, come ho detto, deve essere integrato con dei parcheggi di scambio che probabilmente all'inizio non erano previsti, ma devono essere implementati perché altrimenti non avrebbe senso, non si riuscirebbe ad alleggerire questo traffico veicolare. Per completezza di informazione dico che i fondi sono stati riprogrammati, come ha accennato il candidato a sindaco, per via di un accordo fra la Regione Abruzzo e il Governo, proprio nell'ambito diciamo, della gestione anche economica e finanziaria dell'emergenza Covid. Allora, riniziamo con le domande. Prego Stefania. Sulla mobilità sostenibile, okay. Poi chiudiamo, a prescindere dalle volontà politiche, la città di Chieti è pronta ad accogliere la mobilità sostenibile? Sì, è pronta ad accogliere la mobilità sostenibile, anche perché io parlo con molte associazioni sportive, io ho molti amici che appunto fanno corse, vanno in giro con la bici, sia a livello amatoriale che professionale. E mi chiedono in continuazione degli spazi appunto per poter girare con i mezzi sostenibili. Oltretutto le famiglie mi chiedono questo tipo di mobilità perché chi ha dei figli piccoli, dei bambini, non riesce, diciamo, a fare una semplice camminata, una semplice passeggiata in bicicletta per la città. Quindi la città è prontissima a una mobilità sostenibile, anzi la chiede da anni, ma purtroppo l'amministrazione comunale uscente non è riuscita a fare nulla in questa direzione. Francesco, non so se tu ti occupi anche di sport, tra le tante altre cose, non so se vuoi rimanere su questo tema degli impianti sportivi, perché a Chieti c'è qualche problemino da questo punto di vista, magari se vuoi fare tu una domanda, rimanendo in ambito sportivo, prego. Sì, me ne occupo spesso, quindi... sì, proprio da un anno e mezzo a questa parte c'è questo grande problema che riguarda appunto la città di Chieti, la stessa Chieti Calcio ha dovuto giocare sul campo neutro diverse partite dello scorso campionato di Serie D, probabilmente anche le prime partite del prossimo campionato di eccellenza, della prossima stagione. Diversi palazzetti anche sono rimasti chiusi o sono in una situazione un po' particolare, pure in questo ambito come intendete intervenire? Allora, per quanto riguarda l'ambito sportivo, sicuramente il calcio è lo sport principale e appunto molti tifosi da Chieti Calcio fanno presente appunto che non è da squadra che rappresenta un capoluogo di provincia, non è possibile doversi allenare fuori dal centro cittadino. E questo io me ne dispiaccio perché comunque mi piange il cuore, ecco, sentire queste notizie, sapere che lo stadio non può essere utilizzato neanche per gli allenamenti, figuriamoci cosa posso pensare io, e non condivido assolutamente questo progetto perché comunque il problema è sentito, è stato portato avanti da diverse persone, sono delle soluzioni in corso ma non è stato fatto nulla di concreto. Io vorrei ricordare però una cosa, nella nostra città c'è una facoltà di scienze motorie. Anche qui non c'è dialogo tra l'amministrazione comunale e l'università, quindi io ho intenzione di far dialogare questi due mondi per poter rivitalizzare anche gli impianti sportivi abbandonati. Quindi tornando appunto agli sport, anche agli sport minori, ci sono molte associazioni sportive che mi chiedono continuamente di rilanciare questi centri. Ci sono dei fondi nazionali dedicati proprio alle ristrutturazioni per rimettere in moto. Un esempio ultimo, ad esempio con il super bonus al 110% si possono fare delle ristrutturazioni in ambito diciamo nelle strutture degli spogliatoi di questi impianti, e comunque le risorse ci sono. Il problema è parlare e dialogare con le associazioni sportive che hanno intenzioni serie, che hanno intenzione di rilanciare questo settore, e comunque io ritengo che il dialogo con la facoltà di scienze motorie sia determinante perché appunto abbiamo questa realtà sportiva in città. Ricordiamo anche, per quanto riguarda l'emergenza Covid in corso, fare sport migliora la salute
e studi scientifici hanno già dimostrato che un corpo in salute reagisce meglio anche appunto a emergenze sanitarie che possono essere quelle respiratorie attuali. Quindi lo sport è salute e per me anche questa è una priorità. Stefania, se vuoi fare un'altra domanda. Cambiamo argomento adesso, pensiamo al dopo, anzi prima voi avete avuto delle interlocuzioni con altre parti politiche, però chiaramente avete deciso di andare avanti per la vostra strada. Se le cose non dovessero andare come Amicone spera il 21 settembre, che cosa, qual è lo scenario? Potreste decidere di apparentarvi e se sì con chi? Allora, c'è stata un'interlocuzione, è stata resa pubblica con il candidato del centro-sinistra Ferrara, a seguito di una votazione nazionale sul blog del Movimento 5 Stelle, quindi sulla piattaforma Rousseau, ha decretato che poteva essere aperta la possibilità di alleanze anche con partiti classici, chiamiamoli così. Subito dopo l'esito di questa votazione, appunto, siamo stati contattati da Ferrara, sono andato a parlare personalmente con lui e devo dire che ci sono state delle convergenze programmatiche. Onestamente i tempi erano molto stretti, quindi non siamo riusciti a portare avanti nessun progetto concreto. Quindi al momento il Movimento 5 Stelle va da solo in questa prima tornata. Vedremo, perché comunque la campagna elettorale è ancora lunga, mancano più di 2 settimane. Io spero ovviamente di ottenere un risultato già buono al primo turno e le eventuali alleanze, teniamo presente che essendo un capoluogo di provincia esistono anche gli apparentamenti, quindi sono appunto delle casistiche specifiche e proprio realizzate dalla legge, e quindi vedremo poi al secondo turno cosa accadrà, anche perché questa campagna elettorale, io sono onesto, è una campagna elettorale insolita e sono sicuro che anche il risultato sarà una bella sorpresa. Che cosa prevede? Che si va al ballottaggio? Che cosa prevede Luca Micone? Sì, realisticamente io sono convinto che si arriverà al ballottaggio, nessuna forza politica ha la forza, credo ad oggi, di vincere al primo turno. E sono sicuro che al secondo turno si aprirà uno scenario completamente diverso. Per quello dico che il risultato non è scontato, mi riferisco soprattutto al secondo turno, perché al primo turno sono convinto che nessuna forza politica riuscirà a superare il 50%. Io mi riallaccio alla domanda di Stefania e faccio invece una domanda più di carattere generale politica, diciamo. Il Movimento 5 Stelle in questi anni è indubbiamente cambiato, perché da forza antisistema che voleva cambiare le cose, adesso si trova a governare e quindi è chiaro che obiettivamente non si può rimanere gli stessi. Ma come è cambiato il movimento e come evolverà? Se ce lo può spiegare, se insomma ci può anche tracciare la linea di un movimento che insomma adesso è forza di governo e lo resterà almeno così nelle intenzioni fino al 2023. Allora, il Movimento 5 Stelle, dice la parola stessa, è un movimento, quindi è nato dal basso. È nato dal basso, dalla spinta dei cittadini che si sono riuniti e hanno formato questa forza di governo che parte appunto dalle persone, dalla gente. Io dico sempre parte dalla strada. Questa forza piano piano è maturata, quindi ecco, questa trasformazione la chiamo maturazione. E sicuramente passando da forza di opposizione a forza di governo doveva cambiare, aveva il dovere di cambiare. E lo sta dimostrando. Io in questi 2 anni oramai di legislatura nazionale sto vedendo degli ottimi risultati che, devo dire, sono stati portati avanti sia con una forza politica che con quella attuale. Quindi siamo passati da diverse alleanze, però il nostro obiettivo come punto programmatico è stato sempre portato avanti. Abbiamo nominato il Presidente del Consiglio Conte, che è una figura di garanzia, è stata ben accolta da tutti e devo dire che a livello europeo è cambiata la percezione dell'Italia. E questo vi assicuro che è un grandissimo risultato. Il risultato a cui accennavo prima, dei fondi appunto che sono stati posticipati al 2021, è un risultato grandissimo a cui nessuno credeva.
Nessuno credeva e quindi questa è la dimostrazione che da forza di opposizione a forza di governo si può maturare e si possono raggiungere grandi obiettivi. Francesco. Allora, per quanto riguarda questa campagna elettorale, sta partendo una sorta di tour per i quartieri. È stata una vostra scelta quella di andare tra la gente e di evitare, come avete detto anche voi del Movimento 5 Stelle, di evitare un po' quella campagna elettorale da tifoseria, diciamo da tifo, diciamo così, per rimanere sul linguaggio calcistico e sportivo. Come è maturata questa scelta? Quali sono le sensazioni, le problematiche, sensazioni di genere comunque che state raccogliendo andando appunto in giro tra la gente? Il nostro obiettivo principale è avvicinare la politica alle persone, quindi ai cittadini. Io dico che i comizi servono per le tifoserie, anche perché non c'è possibilità di dialogo con i comizi. Noi abbiamo sposato una strategia completamente diversa. Noi vogliamo stare nelle strade, in mezzo alla gente, ascoltare le loro richieste. Questa mattina siamo stati ad esempio al mercato lungo il Corso Marruccino, domani andremo a Chetiscalo, al mercato della verdura, faremo un giro anche per i negozi, per gli esercizi commerciali. Quindi la nostra strategia è quella di ascoltare direttamente i cittadini. Io come candidato sindaco sono ben contento di ascoltare le loro istanze, non mi sentono distanti perché parlando con me direttamente mi vedono per strada, una persona normale, non voglio mettermi su un piedistallo, quindi la nostra strategia appunto seguirà e andrà in tutte le periferie, ad esempio questo fine settimana andremo a San Martino, a Brecciarola e continueremo nei prossimi giorni, perché il contatto umano e diretto è la nostra forza. Io cambio argomento, un altro tema importante, anche questo un po' ricorrente in tutte le città, ma soprattutto a Chieti, che ha anche un grande patrimonio culturale, è quello della manutenzione. Manutenzione della città, manutenzione degli edifici pubblici. E faccio un esempio per tutti, venivo qui per la trasmissione, parcheggiato al terminal, ho trovato la scala mobile chiusa, ho dovuto fare la salita a piedi. E quindi c'è anche questo grande tema che i cittadini sentono molto, quello della manutenzione della città. Da questo punto di vista, considerato anche che i comuni hanno risorse sempre più scarse, come fare per intervenire, per fare gli interventi più urgenti? La manutenzione io la intendo in senso ampio, che si ricollega oltretutto a uno dei tre punti programmatici molto forti che noi vogliamo portare avanti, che è il tema della sicurezza. Faccio l'esempio delle strade. Un tema molto sentito è la mancata manutenzione delle strade, le buche, i marciapiedi rotti. E vi faccio un esempio. Quando si parla di risorse che scarseggiano, noi pensiamo sempre alla manutenzione delle strade allo strato superiore, quindi al cosiddetto asfalto, ma noi dobbiamo pensare che il problema reale si trova nel sottosuolo, quindi ci sono delle risorse, addirittura l'anno scorso il governo ha stanziato cifre che superano il miliardo di euro, che appunto vanno a colpire e a tentare di risolvere il problema che si trova nello strato sottostante. Quindi ad esempio in questi giorni io sto vedendo un approccio da vecchia politica, io lo chiamo politica anni 80, guarda caso stanno sistemando proprio in questi giorni una voragine che si trova sotto il supercinema alla fine della strada. Quindi quello è un tema molto sentito perché comunque le strade si ricollegano anche al problema dei marciapiedi, al problema dell'illuminazione pubblica, al problema dell'accessibilità, penso ai disabili. Penso soprattutto ad esempio a lavori fatti di recente lungo strade molto trafficate dove sono stati impiantati e implementati ad esempio la fibra ADSL. Molti cittadini si lamentano che questi lavori siano stati fatti male. Sono stati rotti appunto pezzi di asfalto, riasfaltati alla meglio e questo crea un grave disagio. I marciapiedi sono stati rotti, non sono stati sistemati correttamente. E questo rientra nel tema della sicurezza, la sicurezza che rientra anche nelle strutture, come ha citato lei, appunto della scala mobile. Quindi il cittadino si deve sentire sicuro di poter camminare per tutta la città, sia a piedi, in bicicletta e in macchina. Stefano,
un'altra domanda. Sì, un tema molto dibattuto in questa campagna elettorale è quello delle periferie. Qual è il vostro impegno in questo senso, ma soprattutto quali sono poi i tempi di realizzazione? Questo è un tema che ho lanciato all'inizio, quando mi sono presentato come candidato sindaco per la prima volta ai mezzi di informazione. Io ho intenzione di riunire il centro storico con le periferie, perché purtroppo il cittadino di Chieti che vive nelle periferie si sente abbandonato. Quindi l'attenzione deve essere riposta anche e soprattutto alle periferie della città. Io abito a Chieti Scalo, la zona probabilmente più popolosa, anzi la più popolosa della città, e il tema è molto sentito. Appunto, come dicevo prima, distretto sanitario chiuso, mancati collegamenti diretti dalla parte bassa alla parte alta, sono tutte cose che possono riunire le due anime della città. La funicolare, quella è un'opera essenziale, per quello noi ci vogliamo battere per quest'opera e la vogliamo portare avanti, perché potrebbe riunire le due anime della città. Oltretutto altre periferie mi fanno presente, ci sono molti problemi irrisolti da anni, che sono appunto la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione, la rete fognaria. Quindi queste periferie sono state abbandonate. Oltretutto mi ricollego al problema delle strutture sportive. Faccio l'esempio dell'impianto sportivo di San Martino abbandonato. Queste periferie devono tornare al centro della politica e noi ci impegniamo fin da oggi a riportare l'attenzione verso di loro. Francesco. Un po' riallacciandomi a una delle tematiche che abbiamo affrontato all'inizio, del centro storico, e dalle periferie ci spostiamo al centro, di far diventare appunto il centro storico un salotto. Quindi questo anche attraverso gli eventi culturali, attraverso l'arte, la musica, gli spettacoli. Quindi come vi muoverete per organizzare una programmazione nei vari anni, insomma, in questo senso? Guardi, il termine che ho usato, salotto, per quello lo voglio ampliare a tutto il centro storico, perché chi vive nel centro storico si deve sentire partecipe di un progetto, che deve essere portato avanti negli anni. Quindi non si deve sentire isolato e pensare appunto solo al Corso Marrucino o Piazza San Giustino, che un domani spero verrà liberata appunto dai parcheggi, perché attualmente è un parcheggio. E questo come lo vogliamo fare? Coinvolgendo le associazioni culturali della città. Il tema c'è, è molto sentito, le associazioni culturali già mi stanno portando le loro proposte e devo dire che le proposte sono fattibili, porteranno anche lavoro. Io mi voglio ricollegare ad un tema molto sentito. Le persone spesso mi chiedono, ma il lavoro come riuscirai a riportarlo qui in città? Sono sicuro che rivitalizzando le associazioni culturali, quindi portando insieme a loro dei progetti nuovi, una cartellonistica di eventi che possa coprire tutto l'anno, le persone possono arrivare da fuori città, rivitalizzare il centro storico e da lì partire per una programmazione che vada ad incidere positivamente anche sugli esercizi commerciali. Quindi rivitalizzare il centro storico riportando le persone a Chieti con gli eventi. Stefania. Nemmeno questa volta abbiamo un candidato sindaco donna a Chieti. Come mai? Io dico la verità, mi sono speso molto all'interno del mio gruppo per portare avanti una donna. Purtroppo non ci sono riuscito, ma questo io sono convinto che sia il frutto appunto della distanza che c'è tra il cittadino e la politica. Purtroppo neanche le mie forze avverse, e lo dico con rammarico perché avrei auspicato anch'io volentieri una donna come competitor, e credo che sia la seconda volta, perché nel 2015 neanche c'era una donna. Io, riportando la politica verso il cittadino, voglio far alzare l'attenzione, quindi l'interesse verso la politica, e sono sicuro che la prossima tornata elettorale vedrà un sindaco donna. Nel caso in cui dovesse vincere questa tornata elettorale, a proposito di donne, delle cosiddette, parola che secondo me è bruttissima, però si dice così, quote rosa, che cosa accadrà in giunta? Allora, io ho lanciato un tema, appunto l'assessore alla cultura,
E mi sono concentrato lì perché appunto sento molto vicino questo problema e voglio che, se non sarà questo giro, non lo so, spero che sia già questo giro, ma se non sarà questo sarà il prossimo giro, io voglio che dalle associazioni culturali venga fuori l'assessore alla cultura, che deve essere giovane. Deve essere giovane perché sono convinto che bisogna dare la possibilità ai giovani di portare avanti progetti nuovi. E auspico che questa figura centrale nella nostra programmazione provenga da un mondo femminile che sicuramente riuscirà a dare una visione diversa e nuova alla nostra città. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, Francesco. Sì, allora prima abbiamo parlato, ritorno sempre su un altro argomento, però in maniera un po' più specifica sulla riorganizzazione della macchina organizzativa, uno dei vostri cavalli di battaglia. Uno degli obiettivi sarebbe l'assunzione di più tecnici. Quindi perché e come, che contributo potranno dare? Allora, riorganizzare la macchina amministrativa appunto prevede una ristrutturazione dell'organigramma per capire cosa? Capire quali sono le figure necessarie per farla funzionare la macchina amministrativa, quindi quali sono le carenze e quali sono le necessità. Quindi io auspico, perché la direzione deve essere quella, di riproporre dei concorsi pubblici di assunzione, soprattutto rivolti ai tecnici, perché io sento parlare spesso di fondi comunitari, fondi comunque che prevedono una programmazione tecnica. Il vero problema è che a Chieti mancano i tecnici che siano in grado di portare avanti i progetti, perché spesso i soldi arrivano ma non si riescono a spendere, quindi la capacità di spesa che manca dell'amministrazione comunale, e il vero problema sta lì proprio negli uffici tecnici. Quindi io, con la riorganizzazione della macchina amministrativa, voglio potenziare questi uffici per poter spendere e fare opere nella nostra città e appunto assumere tramite i concorsi pubblici queste figure che sono necessarie. A proposito di fondi europei, in alcuni comuni anche qui vicino ci si è messi insieme e si è creato un ufficio comune per poter gestire i progetti europei, che poi sono anche progetti talvolta molto complessi a cui accedere, che però danno grandi opportunità. Potrebbe essere questa un'idea, essendo Chieti anche comune capoluogo? Come si dice, l'unione fa la forza. Quindi aggregare e coinvolgere anche i comuni limitrofi aiuterebbe a portare avanti dei progetti comunitari che spesso sono anche complessi. Ma non penso solo agli enti comunali limitrofi, penso anche all'ente provincia. La provincia all'interno ha anche dei tecnici che possono essere coinvolti nel portare avanti questi progetti. Ed è il concetto che porta avanti sempre il Movimento 5 Stelle, quello di creare una rete. Chieti è una città capoluogo di provincia, è scollegata non solo al proprio interno con gli enti a cui ho fatto riferimento prima, ospedale, università, eccetera, ma è scollegata anche con i comuni limitrofi. E io l'ho inserito anche nel programma, insieme alla mia squadra di consiglieri comunali, e questo è uno degli obiettivi, creare rete con i comuni limitrofi per rafforzarci e per portare avanti dei progetti più grandi. Allora, come dicevo, siamo quasi arrivati al termine di questa puntata dell'appello del candidato. Allora io inviterei, prima di lasciare spazio per un minuto più o meno di appello finale, Amicone a recarsi vicino alla lavagna, dove precedentemente, per ragioni di tempo, da quel lato, ecco, dal lato opposto, okay, a favore di camera, perfetto. Quindi a questo punto praticamente lo ha già detto in precedenza, che il primo punto, se dovesse diventare sindaco, sarebbe quello della riorganizzazione della macchina amministrativa. A questo punto firmerà, diciamo, prendendo questo impegno con i cittadini, la proposta. Prego. Ecco qui, insomma, abbiamo anche siglato questa proposta e questo punto programmatico che mi sembra Amicone abbia ben esplicitato tra i più importanti. Prego, può tornare a posto. E quindi siamo praticamente giunti al termine, manca soltanto l'appello finale, credo manchino un paio di minuti, chiedo lumi alla regia, sì, un paio di minuti, allora un paio di minuti di tempo, anche un po' meno, per
l'appello ai cittadini affinché votino Movimento 5 Stelle e Amicone. Approfitto questo momento, perché mi sono alzato da questa bella poltrona, per dire ai concittadini e per ricordare innanzitutto che insieme al voto dell'amministrazione, quindi al rinnovo della macchina amministrativa del Consiglio Comunale, esiste anche un referendum. Questa poltrona mi è scomoda, perché noi non siamo attaccati alle poltrone e quindi vogliamo portare avanti questo argomento. Quindi vi ricordo che il 20 e il 21 settembre si vota anche per il taglio dei parlamentari, un argomento che ci sta molto a cuore, che abbiamo portato avanti per oltre 2 anni dentro il Parlamento, e quindi vi invito a votare sì. Per quanto riguarda invece le elezioni amministrative, il Movimento 5 Stelle si propone come alternativa seria, un'alternativa che è stata dimostrata anche a livello nazionale. I nostri punti programmatici forti sono l'innovazione, la partecipazione e la sicurezza. La partecipazione, quindi, vogliamo riportare la politica, si deve avvicinare verso il cittadino. L'innovazione, che deve essere un'innovazione di tipo culturale e industriale, che deve riportare lavoro in città, e la sicurezza, come ho detto prima, appunto, la sicurezza di tutti i giorni, quello che viviamo comunemente nelle strade, nelle scuole, negli edifici. E quindi vi invito il 20 e il 21 settembre a votare il Movimento 5 Stelle a Chieti. E allora, siamo arrivati al termine. Prima di salutarci, chiaramente d'obbligo il ringraziamento ai miei compagni di viaggio, Stefania Ortolano di Chieti Today, grazie, e Francesco Rapino di City Rumors, grazie anche a te Francesco. Grazie. Chiaramente ringrazio Luca Micone, candidato del Movimento 5 Stelle, per aver accolto il nostro invito ed essere stato con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata, alla prossima.